Siamo col mister Cossari della Marni. Mister, che partita ha visto oggi? Ho visto una bella partita, tutte e due le squadre hanno provato a vincere fino alla fine. Noi sinceramente abbiamo da recriminare, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, nel nostro miglior momento non siamo riusciti a trovare questo raddoppio, quindi il Gasperina poi è riuscito a trovare il pareggio. Secondo tempo meno tecnico, è prevalso più la parte emotiva per entrambe le squadre, quindi gioco più fermo e niente, vincevamo fino a 4 minuti dalla fine, quando poi l'arbitro ha concesso un calcio di rigore al Gasperina che purtroppo ha pareggiato la partita, e questo ci dispiace perché stavamo vincendo una partita che secondo me tutto sommato era anche giusta. Abbiamo fatto una bella partita, una buona partita, abbiamo concesso poco al Gasperina che è una buona squadra, e quindi niente da dire ai miei ragazzi, faccio i complimenti perché veramente abbiamo fatto un'ottima partita. Dispiace perché secondo me queste partite dovrebbero essere arbitrate da persone all'altezza, e oggi l'unica cosa che è venuto a mancare secondo me è proprio l'arbitro, perché di fronte c'erano due bellissime squadre, soprattutto il primo tempo, come dicevo prima, abbiamo fatto un buon calcio sia noi che il Gasperina. Purtroppo nel nostro miglior momento non siamo stati bravi a concretizzare, e ci prendiamo questo pareggio e ripartiamo da questo pareggio. Siamo con l'attaccante del Gasperina, Stagliano. Stagliano, come hai visto questa partita oggi? Una buona partita di categoria, forse a tratti anche un po' di categoria superiore, ma un pareggio più che giusto, un pareggio giusto, sì. Diciamo, l'arbitraggio non è stato all'altezza? Vabbè, alla fine l'arbitro, per noi o per loro, diciamo che ha diretto la partita bene, non ci può lamentare alla fine, dai. Diciamo, il Gasperino non è abituato ancora in seconda categoria. Come la vede la situazione nel prosieguo del campionato? Vabbè, io sono fiducioso perché ci alleniamo bene, dobbiamo seguire di più il mister, la domenica puoi mettere in campo quello che ci chiede. Grazie Stagliano. Da Gasperini è tutto, a voi studio.